ci troviamo sulla piazzetta del Belvedere di uno dei due colli che compongono Monte Celio, e precisamente il Monte Albano. L'altro è Monte Celio vero e proprio, dove si trova attualmente il borgo medievale. Ci sono tre feste bellissime che sono assolutamente da non perdere, che si fanno a Monte Celio. La prima è la Madonna d'Aprile, l'ultima domenica di aprile, con la processione penitenziale, in cui viene portata in processione appunto la statua settecentesca della Madonna. La seconda è la festa d'agosto, l'ultima domenica d'agosto, che si svolge principalmente di sera, e c'è anche una bellissima processione ed è una festa di ringraziamento, ma soprattutto la festa del San Michele, che si tiene l'ultima domenica di settembre. Perché? Perché nella festa di San Michele, soltanto in essa, escono le vunnelle, che sono i costumi tradizionali monticellesi. Sono dei costumi bellissimi, ricchi, molto elaborati, immortalati anche da Bartolomeo Pinelli, e formano una processione di oltre 400 persone, tutte in costume, veramente uno spettacolo. Oltre alle feste religiose, a Montecelio si fa anche una festa che è esclusivamente culinaria, ed è la Sagra delle Pinciarelle, che è un piatto tipico della cucina povera della civiltà contadina. Questa pasta è tipica di Montecelio e le chiamano le pinciarelle. È solamente pasta fatta con acqua e farina e appena un pizzichetto di sale, chi lo vuole. La seconda vita di Monte Celio invece è quella di borgo medievale, il classico borgo medievale nato un po' prima dell'anno 1000 a causa dell'incastellamento. È un borgo, come abbiamo detto, medievale, si sviluppa a spirale sui due colli, e a partire dal X secolo d.C. c'è una rocca bellissima da cui si gode un panorama stupendo che spazia dai monti della Tolfa fino al mare, fino al promontorio del Circeo. Ovviamente davanti si vede Roma, così come Monte Celio si vede benissimo da Roma e segnatamente dal Gianicolo. Ci sono alcune cose per le quali vale la pena di visitarlo, e sono il Duomo di San Giovanni in piazza, nella piazza tra la sella tra i due monti, il Palazzo Baronale, la Rocca Medievale, l'ex lavatoio trasformato in spazio espositivo, bellissimo. C'è un teatro che è piccolo ma veramente un gioiellino, e nelle sue campagne ci sono moltissimi ruderi di epoca romana.